sapete perché. Ente la un grido che esplode dentro di noi. Un solo grido che non tradisce mai. Ente la un coro che unisce una... Con il numero 2, Filippo. Con il numero 3, Nicola. Con il numero 4, capitano Gennaro. Con il numero 5, Alberto. Con il numero 6, Vinizio. Con il numero 7, la Iena, Lorenzo. Con il numero 8, Silvano. Con il numero 9, il bomber, Daniele. L'Aquila dell'Antenna con il numero 10, Igli. E con il numero 11, Sasha. Qua all'ingresso subito troviamo Chiara che è in mezzo ai gadget Entella, un po' di tutto. Un po' di tutto, abbiamo le sciarpe, i capellini, chi più ne ha chi più ne metta, ci sono i portachiavi, i braccialetti, per tutte le esigenze, anche per tutte le tasche ovviamente. Abbiamo le magliette anche. Anche le magliette, le felpe, i cuscini per lo stadio, gli ombrelli, quest'anno abbiamo fatto l'agenda con tutti i protagonisti degli spalti, dell'Entella, quindi diciamo è la famiglia al centro ovviamente dell'agenda, quindi con i bambini perché si può vedere, diciamo, il pubblico è fatto anche dei bambini, partite per le famiglie. Come si vive da quest'angolo la partita? Non si vede molto, diciamo, la partita, però si partecipa comunque. Però si sente, no? Sì, 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 si sente perché il pubblico, diciamo, è caloroso. Oggi come andrà? Qual è il pronostico di Chiara? Non dico, non mi pronuncio, no, sono scaramantica. Entriamo nel bar che è proprio allo stadio dove tutti i tifosi possono arrivare. Qua oggi siete, insomma, in grande fermento. Speriamo una grande vittoria dell'Entella, tutti se lo augurano. Sarebbe da vederlo sempre così lo stadio, non solo con partite del genere. Beh, in genere, insomma, la gente vuol bene all'Entella. Ci stiamo avvicinando, certo. Ma dietro a lei c'è una bella foto. E sono le foto dei ragazzi quando hanno vinto il campionato. Della Beretta. Campione d'Italia della Beretta. Esatto, esatto, esatto. Bene, allora anche lei oggi aumenterà l'incasso. Speriamo. Visti i tempi, speriamo di sì. Allora, buon lavoro, vediamo tutte le collaboratrici. E poi tra l'altro fate anche un servizio per le tribune, per le gradinate. I ragazzi vengono sui tribuna a offrire qualcosa di caldo, ecco. Ecco, qua abbiamo un super tifoso dell'Entella. Come la mettiamo oggi? 1x2. Tutti i risultati. Scappa, tutto aperto a tutti i risultati. Sa, però è meglio uno. Certo, speriamo bene, le condizioni ambientali sono un po' così e così, peccato per l'afflusso del pubblico. Comunque speriamo in una bella partita e vinca il migliore. Abbiamo la pubblica assistenza nella Croce Verde Chiavarese, ogni domenica voi siete allo stadio. Ogni domenica siamo sempre allo stadio, sperando di portare bene l'Entella anche questa partita. È un impegno importante per voi. È importante, ma un impegno che è dovuto. Finora è andata sempre bene. Finora è sempre andato tutto bene. Non avete avuto lavoro? Assolutamente no, speriamo di no, ma va bene anche oggi, forza Entella. Quante persone siete coinvolte in genere la domenica? Generalmente siamo due squadre, sei persone, oggi siamo addirittura 12. Nei vari punti dello stadio? Punti dello stadio, sì. E macchine? Macchine siamo tre ambulanze. Tre ambulanze, insomma massima copertura. Massima copertura. In tutti i parti dello stadio? Tutti i parti dello stadio, sì. Compreso la gradinata ospiti. Qual è il vostro compito qua all'ingresso della tribuna? No, cerchiamo di dare una mano alla società in questo, dando tutte le formazioni, facendo sedere le persone, anche quelle che magari hanno qualche problema per trovare il posto, quindi cerchiamo di fare in modo che ognuno abbia il suo posto assicurato. Allora intanto mi dai anche per telepace la formazione, Entella Lecce, qua ci sono tutti
i nomi che andranno in campo. E invece il signor Renio qua, che è una presenza storica. Oggi una bella giornata, no, come tempo no, però bella nel senso del pubblico, perché quando c'è tanto pubblico fa piacere anche alla società avere più stimolo di poter andare avanti, e speriamo che sia così tutte le domeniche, almeno speriamo. Bene, buona partita. Leggiamo insieme la formazione, vuoi dalla tu? Dai. Allora, per Lentella, Paroni, De Col, Falcer, Volpe, Bianchi, Cesar, Staiti, Raggio Garibaldi, Rosso, Vannucchi e Corri. In panchina? In panchina c'è Otranto, Russo, Cecchini, Amelilli, Di Tacchio, Ballardini, Algeri. In panchina allenatore Luca Prina. Il signor Luca Prina. Ok. Sono le 14:15, manca un quarto d'ora al fischio d'inizio. Io direi che la più grande vittoria per Lentella in questo momento è questa. Lo stadio si sta riempiendo, non vedevamo così tanta gente. Io mi sbilancio direi dalla prima giornata di campionato qui in casa. La gradinata est tornerà a ruggire, la stiamo vedendo che è praticamente piena. In tribuna c'è tanto fermento, la gente è qui già dall'una e un quarto, l'una e mezza, a testimonianza che questa non è una partita come tutte le altre. Chiavari ha aspettato questa partita da tanto tempo ed è ufficialmente tornato il grande calcio al comunale. Speriamo che Lentella possa regalare una gioia a questi spettatori che dovrebbero essere intorno ai 1.600-1.800 tifosi. Come vedete alle mie spalle sono presenti anche alcuni tifosi ospiti, a testimonianza che qua si affronta una squadra vera con una tifoseria che è stata tra le migliori anche del palcoscenico della Serie A e della Serie B. Manca ormai 10 minuti al fischio d'inizio, c'è il pubblico delle grandi occasioni, c'è anche una grande tensione nell'aria. Sì, grande tensione dell'aria, è il match che Chiavari aspetta da una vita, un match che mancava da tanti tanti anni, speriamo, peccato per il tema, speriamo che la gente si diverta innanzitutto e che sia una partita di calcio con la C maiuscola. Se tu dovessi sbilanciarti un nome, chi può risolvere questa partita? Ma io dico in questo momento Daniele Rosso. Italo Valebella, corrispondente per la Gazzetta dello Sport, è una grande giornata anche a livello giornalistico oggi. Eh sì, peccato per il tempo, poteva essere un po' più clemente soprattutto per chi si trova in gradinata est, ma è una bella giornata soprattutto arrivando anche allo stadio, no? Si respira un'atmosfera diversa, si vedono molto più persone, è chiaro, c'è un'atmosfera di grande calcio proprio, che possa essere di buon auspicio magari. Ecco, una Entella in crescente, un bel campionato quest'anno. Comunque vada a finire, sarà un ottimo campionato, anche se poi le cose non dovessero andare come ci si potrebbe sperare in questo momento, sarà un ottimo campionato. La squadra c'è, l'intelaiatura di Prina ormai è solida, certo oggi c'è a che fare con un Lecce che effettivamente è l'ammazza campionato, lo sta dimostrando, e oggi sarà durissima, però anche tutto il calore della gente di Chiavari, come ha detto Prina in sede di presentazione della partita, potrebbe essere un valore in più per l'Entella. Che notizie hai avuto di questi giorni, le ultime da Lecce? Beh, Lecce viene qua per vincere, anche perché poi avrà lo scontro diretto con il Trapani e di conseguenza vincere qui potrebbe essere anche un'iniezione di morale e anche un segnale nei confronti di tutte le altre avversarie, perché vincere a Chiavari, lo sappiamo tutti, per fortuna non è così semplice. Bene, allora buona partita anche per tutti i giornalisti accreditati, che sicuramente oggi abbiamo anche una diretta televisiva esclusiva per Lecce. Sì, oggi c'è poco posto in tribuna stampa oggi, sì. Con un grande tifoso, Giorgio Getto Viarengo, sei emozionato per questa sfida? Beh, oggi è una sfida importante, se si vince si sogna di nuovo, se no si sogna un filino di meno. Tu che sei un grande storico, questa è una giornata che resterà nella storia comunque di Chiavari, comunque vada questa partita. Eh beh, certamente, poi questo è l'anno del centenario, tra qualche mese inizia e sarebbe coronare un sogno, no? Guardando in alto.
Guardiamo la cornice di pubblico che c'è oggi al Comunale, quasi molto tutto esaurito, bella. Questo può dare sicuramente stimoli e spinta in più a questa squadra che sta comunque buttando il cuore oltre l'ostacolo. Assolutamente, assolutamente sì, è vero, e adesso concentriamoci, ma oggi lo stadio sarà bollente anche se cade qualche fiocco di neve. Anche lei presenza importante allo stadio? Beh, una presenza che, di una persona che è venuta qui a stare con persone amiche, e ringrazia per l'invito e per passare un bel pomeriggio di divertimento. Lei è un tifoso del calcio? Devo confessare, da quasi 45 anni non più, passo le domeniche pomeriggio in una maniera diversa, e se mi capita la fortuna come oggi di stare con persone amiche, però arrivo e sono contentissimo. Allora, un'amica, lei è proprio di Lecce? Ero nato e vissuto a Lecce secoli fa, sì, prima di arrivare a Genova. Cioè. Allora vediamo chi vince, o Chiavari o Lecce, signora. Io faccio da sempre il tifo per l'Entella. Allora fate una bella sfida anche tra di voi. Volentieri. Buona partita. Sì, buongiorno, grazie. Walter Alvisi, figura molto importante e anche molto bollente qui in tribuna, ti vediamo molto spesso agitato, senti questa partita? Certo, è una partita importantissima, e finalmente ci troviamo a giocare, a misurarci con delle realtà importanti del calcio nazionale, questo per noi è un grande momento. Di te mi fido, fammi un bel nome per questa partita, chi la risolve? Vanucchi. Deciso, Igli? Igli oggi sarà determinante. Che partita si aspetta qua? È una partita importante fra due squadre importanti che ognuno cercherà di far risultato, questo è scontato. Insomma, voi siete annunciati con qualche pedina in meno, però avete una rosa grandissima. Sì, questo è vero, perché abbiamo degli infortunati, quindi giochiamo con qualche pedina importante in meno, però sa, tutti i giocatori sono giocatori importanti per tutte le squadre, quindi io penso che chi sostituisce un giocatore che in partenza dovrebbe essere titolare sicuramente riuscirà a fare bene, perché deve farsi anche vedere per domani essere titolare, quindi io penso che è una partita importantissima fra due squadre importanti. Intanto sentiamo la formazione dell'Entella annunciata da Marco Bianchi. Ancora Presidente, una cosa era già stata a Chiavari? No, questa è la prima volta che vengo a Chiavari, anche se io invece vivo a Milano e quindi vengo spesso in Liguria, perché io faccio l'agente d'assicurazioni per Carige, quindi lei sa che Banca Carige è a Genova. Allora siamo anche un po' vicino alla Liguria, a Lecce. In bocca al lupo per tutte e due le squadre, dai. Certamente, e buona partita. Grazie anche a voi, grazie per la cortesia. Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Federico Elce, uno sponsor ma soprattutto un amico dell'Entella. Stadio
già pieno di gente. Mi ha fatto aspettare, c'è un posto con me. E canta poco. Grande gol, Lentella 1-0. Benissimo, speriamo che vada avanti così. Speriamo di fare un altro prima del secondo tempo. Come, ormai non siamo un po' più tranquilli. Questi qua sono pericolosi. Eh sì, non c'è. Una grande partenza del Lentella. Speriamo che finisca bene. Lentella ha segnato. Sì. Siamo tutti in festa. Bella giornata di sport. Veramente. Un inizio, partenza favoloso, e poi ripeto, una bella giornata di sport, è la causa principale. Gianni Massimista, una partenza a razzo dell'Entella. Sì, ha dimostrato di non avere nessun imbarazzo. L'Entella ha iniziato la partita con il piglio giusto, senza soggezione, e poi ha sfruttato questo calcio d'angolo. Tra l'altro Vannucchi si era già messo in evidenza con alcuni spunti individuali. Insomma, cosa prevedi? Beh, una partita combattutissima fino all'ultimo, perché il Lecce sappiamo quanto vale, il gioco in proiezione offensiva, però direi che la presenza di Falcero oggi è anche molto, molto utile, visto l'atteggiamento tattico appunto della squadra pugliese. Buona partita. Grazie a te. È finito il primo tempo, Virtus Entella Lecce 1-1, Giuliano Esposto, cosa diciamo? Gran bella partita, due ottime squadre, il Lecce è di un altro pianeta, ma l'Entella risponde come sa fare. Però insomma l'Entella si è ben comportata, ha tenuto bene, grande parate dobbiamo dire del nostro portiere. È stato meraviglioso il nostro portiere, decisamente un ragazzo molto bravo, qualche volta è stato sfortunato, ma oggi ha rimediato a qualche piccolo errore che aveva fatto in precedenza. Anche tribuna oggi insomma è tutta bella piena, con diverse telecamere dietro le spalle. Beh, mi sembra di ritornare agli anni 70, quando l'Entella ospitò il Genoa e fu una grande festa come lo è anche oggi, e sono contento per il nostro presidente, perché se lo merita per tutto quello che sta facendo per la città di Chiavari. Allora, un tifoso che è presente ogni domenica, cosa diciamo oggi? Certo. Beh, diciamo che abbiamo previsto che fosse una squadra che ha trazione anteriore, con ottimi elementi all'attacco, li abbiamo contenuti. L'unico momento in cui vi abbiamo consentito di fare un tiro da fuori, hanno meritatamente raggiunto il pareggio, ecco perché non... Paroni grandissimo. Sì, Paroni è bravo, ma un po' tutti, direi che mancavano una serie di elementi importanti, però i sostituti sono stati all'altezza fino adesso, insomma è la prima classifica, per cui comunque una bella partita. Sì, bella, abbiamo giocato tutte e due bene. Sì. Che secondo tempo prevede? Ma secondo tempo prevederlo non è facile, stante la situazione di equilibrio. Dovremmo fare in modo, ma io penso che cercheremo di non farli arrivare in certe posizioni. La cosa fondamentale, la prima cosa è quella lì, e spero che Prina ci riesca.